sono Irene Bravo, come vi ho già detto, del Bergamo Linux User Group, sono la vicepresidente e vabbè, sono anche una studente di ingegneria informatica, quindi va bene, dai, più o meno so di cosa stiamo parlando oggi, ecco. Perché presento io questo talk? Perché, diciamo, sono una delle poche rappresentanti femminili dell'UG, insomma, è un po' di rilievo il fatto che anche le donne si stiano avvicinando alla tecnologia. Non dobbiamo pensare che sia una cosa riservata ai soli uomini, ecco. Allora, il talk di oggi è una cosa che vi riguarda direttamente, perché parliamo di Linux a scuola. Abbiamo iniziato un progetto da un anno circa e abbiamo pensato di iniziare da un laboratorio. Non si sente? Così si sente? Prova a alzare un po' il microfono, magari. Così si sente? Tutto a posto? Più o meno? Vabbè, mi spiace. Questa è la qualità che abbiamo. Come è nato il nostro progetto? Allora, il nostro progetto, quella che vedete, è la mail di un genitore, Paolo, che ci scrive nella mailing list pubblica e dice: ma cavoli, ci sono un sacco di scuole che vogliono passare a Linux da Windows e hanno fatto un sacco di migrazioni autonome. E in effetti è uno dei nostri punti di partenza, nel senso che ci sono stati due punti fondamentali per avviare questo progetto. Il primo sono le volontà dei professori, dei genitori e anche di alunni un po' più cresciutelli che sono tornati nelle scuole e hanno proposto di installare Linux nei laboratori. La seconda è un progetto più professionale, che è quello di Silvio Moioli e Flavio Castelli, due soci storici del BGLUG, che hanno migrato la scuola di Mozzo di Torre Boldone a Linux. Quindi, diciamo, in questo anno, poi, dopo, a seguito di questa esperienza, abbiamo deciso anche noi di avviare un progetto vero e proprio su Linux a scuola. C'è da precisare una cosa, però. Io, un po' per comodità, un po' per pigrizia, lo ammetto, parlo sempre di Linux. Ma Linux non è altro che quella parte del sistema operativo che si occupa di interagire con l'hardware. Quello che utilizza l'utente normale, in realtà, il kernel non lo vede quando avvia il sistema operativo. Vede solamente degli applicativi che stanno sopra, che sono, in questo caso, nel caso della scelta che abbiamo fatto noi, degli applicativi liberi o a codice sorgente aperto. Per quello il sistema andrebbe chiamato GNU Linux e non solamente Linux. Per quale motivo però bisognerebbe installare Linux nelle scuole? In realtà i motivi sono tanti, cioè per esempio che è gratuito e sappiamo benissimo che i fondi per la scuola non ci sono più, anzi sono addirittura in negativo, oserei dire, e installare un laboratorio sarebbe una spesa inutile per molti versi. È stabile, vuol dire che io non mi ricorderò più quelle bellissime schermate blu ogni volta che accendo il computer, ma potrò utilizzare effettivamente il computer ogni volta che andrò in laboratorio. È sicuro, perché le cose vengono gestite bene, non avremo problemi di virus nel nostro laboratorio, non ci saranno più i tempi in cui, come diceva Carretta, bisogna installare l'antivirus gratuito così, scordatevelo, è una cosa che non serve sotto Linux, è veloce. Abbiamo tantissime possibilità di installare Linux, ci sono più di 600 distribuzioni, possiamo scegliere a seconda dell'hardware che abbiamo e avere molto più tempo per fare le nostre operazioni invece che dover aspettare che si avvii il computer. È personalizzabile, non smetteremo mai di ripeterlo. Linux, GNU Linux, è un sistema libero e quindi ci permette di modificare qualsiasi parte di esso. È una cosa, direi, fantastica il fatto che sia l'utente a decidere come utilizzare il computer e non colui che crea il software che decide come l'utente dovrà utilizzarlo. Ma c'è anche un altro motivo per cui bisognerebbe utilizzare la scuola. Ebbene sì, ci sono queste persone che da tanti anni dicono che il software open source libero va portato nella pubblica amministrazione. La prima direttiva è la direttiva Stanca, che risale a più di 10 anni fa, insomma, e dice che siccome l'informatica è lo strumento prediletto per l'interazione tra cittadino e pubblica amministrazione, essa debba avere delle regole particolari per utilizzare un software. La prima scelta ovviamente va, per questioni economiche, in software già utilizzato per la pubblica amministrazione, già creato appositamente. In secondo luogo si riutilizzano parti di software che sono già state utilizzate per la pubblica amministrazione. In terzo luogo, ragazzi, se non ci sono queste due alternative, bisogna, tra virgolette, per forza, utilizzare software libero o a codice sorgente aperto. Significa che
Windows non è assolutamente una soluzione adeguata perché non è stato sviluppato per la pubblica amministrazione. Idem Office e tutti i software a pagamento relativi. Anche la buona scuola del nuovo governo dice che la tecnologia deve essere una cosa sostenibile per le risorse pubbliche e deve essere facile per l'insegnante, non deve avere paura di entrare in laboratorio. Purtroppo ci è capitato di conoscere scuole in cui le persone non accendessero più un computer da anni perché non sapevano come gestirle. Non penso sia il vostro caso perché comunque siete insegnanti di scuole un po' più tecnologiche, ecco, diciamo così. Qual è il nostro progetto? A noi non serve a niente andare a installare Linux in una scuola, non guadagniamo niente, non ci danno una percentuale e soprattutto non ci interessa. A noi interessa far capire alle persone il perché lo facciamo. Noi siamo dei volontari. Noi cerchiamo di portare una soluzione alternativa alle persone che devono utilizzare il laboratorio perché abbiamo un messaggio fondamentalmente, che è quello di poter permettere alle persone di provare cose sviluppate da persone che hanno passione, che hanno voglia di fare, che hanno voglia di creare un particolare software perché semplicemente vogliono condividere le loro capacità. E quindi abbiamo formulato un percorso scolastico, educativo, che utilizzeremo in tutte le scuole in cui andremo a fare le installazioni. Ci sono 4 concetti chiave. Il primo, come sempre, non smetteremo mai di ribadirlo, è la libertà, perché è l'utente che deve essere libero di fare delle scelte, deve poter comprendere, non deve diventare uno schiavo della macchina che utilizza. La legalità. Ragazzi, se noi utilizziamo un software che pensiamo non abbia alternative, un software a pagamento, e alla mattina quella persona che lo crea si sveglia e dice che vuole farlo pagare 2000 euro, noi dobbiamo farlo. Oppure, non è il vostro caso, anzi voi siete le persone che spesso possono essere interpellate per scusami amico nerd, potresti craccarmi il software che il mio professore ha bisogno di un particolare strumento per la didattica? Non è legale, perché dovremmo farlo? Non c'è bisogno di farlo, ci sono tantissime alternative open e libere per fare le stesse cose che facciamo e anche meglio nell'ambito scolastico. Ovviamente il concetto di tecnologia porta con sé il concetto di innovazione. Ragazzi, è anni che si fanno lezioni frontali e sono noiose, lo sappiamo benissimo, ma sono noiose anche per il professore, ve lo garantisco, che deve ripetere tutti gli anni le stesse cose a persone che non hanno neanche voglia di ascoltare. E magari non perché l'argomento non sia interessante, ma perché è magari difficile da comprendere. Io vi dico, i primi anni di superiori, cioè con la matematica, se mi avessero fatto vedere i grafici, se mi avessero fatto vedere come si fanno le cose, oppure i bellissimi anni delle medie in cui dovevi comprare le tempere di quella marca perché non andavano bene, le tavole, i pennelli. Se invece utilizzassimo il computer per fare questi disegni non sarebbe meglio, uscirebbero anche meglio probabilmente e uno non si dimenticherebbe il materiale a casa e eviterebbe la nota sul registro, che è una cosa decisamente positiva. La condivisione è un concetto fondamentale perché, ragazzi, noi ci ricordiamo sempre di una persona che ha fatto un particolare progetto, non lo so, per esempio ci ricordiamo dell'uomo che è andato sulla Luna, ma dietro secondo voi è andato a piedi? Io non credo. Ci sono un sacco di persone che collaborano per poter creare una cosa che poi diventa grandiosa nel suo insieme. Mai da soli si può lavorare su qualcosa che deve diventare veramente grande. Per questo motivo noi abbiamo deciso di creare una wiki, che di sicuro gli studenti dell'ultimo minuto conoscono benissimo, Wikipedia, perché il giorno prima si scarica tutto, si mette in relazione pensando che il professore sia nato ieri, gli consegna il documento, anche magari con i link ipertestuali colorati in blu, vabbè, e quindi abbiamo pensato di predisporre una wiki. Perché una wiki? Fondamentalmente ci serve per un motivo. Gli studenti che iniziano con questo progetto magari scoprono un software particolare per la didattica. Cosa fanno? Prendono del materiale, prendono degli screenshot, fanno una guida a riguardo e questa guida poi finirà a essere utilizzata da tutte le altre scuole che parteciperanno a questo progetto. Ovviamente ciò permette di sviluppare anche delle abilità, nel senso che uno studente per esempio può trovare un manuale in inglese e tradurlo in italiano.
può collaborare con i compagni, deve avere capacità di sintesi, insomma, deve essere in grado di gestire una wiki. Non è una cosa facile e fa parte del percorso educativo fondamentalmente. Ora però, che vi stiamo simpatici o no, insomma, bravi ragazzi, avete tante buone idee, ma in sostanza cosa avete fatto? Abbiamo portato il laboratorio Linux in un laboratorio dei Master Caravaggini a Caravaggio, il famoso genitore che avete visto all'inizio della presentazione, Paolo. Siccome ci ha proposto lui di fare questa cosa, abbiamo detto: beh, la tua scuola fa da cavi adesso, mi dispiace. Allora, abbiamo utilizzato la sua scuola e abbiamo creato una struttura di questo tipo. Abbiamo un server collegato tramite switch a 26 postazioni. La rete dei 26 client è interna, vuol dire che non può comunicare con l'esterno se non tramite il server che fa da gateway verso tutto quello che c'è di fuori del laboratorio, internet e così via. Questo server però non fa solamente questa cosa, anzi è un server proprio factotum, direi, fa tantissime cose, infatti è un problema se si rompe. Più avanti penseremo anche delle soluzioni per poterlo rendere estremamente sicuro. Allora, la soluzione che abbiamo scelto per il server è NetServer di Netesis, che è un'azienda italiana di Pesaro attiva dal 2003 e riconosciuta a livello mondiale. Sono veramente dei ragazzi competenti, li abbiamo contattati, ci hanno subito risposto e abbiamo deciso anche di portarli il nostro progetto. Il server, come ho detto, non fa solo da gateway, fa anche da repository per gli aggiornamenti e poi vedremo in seguito quali altre funzioni ha. Perché abbiamo scelto NetServer? Perché ha un'interfaccia semplicissima. Cioè si può vedere benissimo qualsiasi cosa senza dover essere esperti, non c'è la famosa riga di comando, possiamo capire che questo è lo spazio utilizzato nel disco, vediamo che questi sono i pacchetti che abbiamo creato per installare e rimuovere software nelle macchine client, qua ci sono le regole del firewall per l'ingresso e l'uscita delle cose nella rete e qua ci sono tutte le postazioni, tutti i profili utenti che sono collegati al server. Un altro componente principale del laboratorio ovviamente è la postazione docente, non abbiamo scelto di metterla assieme a server però per motivi di sicurezza. Di Edubuntu parleremo dopo, ora parliamo di un software che può piacere ai professori e può piacere un po' di meno agli studenti, diciamo, ecco. Epoptes serve fondamentalmente per due cose, il controllo delle sessioni, vuol dire che ai miei tempi succedeva così, se andava al laboratorio il professore si metteva dietro, mani dietro la schiena, e controllava che gli studenti non andassero su YouTube, non andassero su Facebook a cercare fotografie dei gattini, insomma, che seguissero la lezione. Un'altra cosa utilissima che fa Epoptes è quella di permettere la condivisione dello schermo, cioè il professore deve far vedere una particolare cosa, istantaneamente tramite questo software può far vedere nelle postazioni degli studenti quello che sta facendo sul proprio computer. Dicevamo di Edubuntu. Edubuntu è il progetto che abbiamo scelto perché fondamentalmente è creato sulla base di Ubuntu. Ubuntu è una distribuzione semplicissima, per spiegarla semplicemente posso dire che la riesce a usare anche mia mamma, che è una bravissima persona però con i computer, insomma, vuol dire che per una persona che non ha mai utilizzato un computer o che ha sempre utilizzato Windows non ha particolari difficoltà a utilizzare un sistema del genere. Abbiamo scelto Ubuntu perché aggiunge la parte educational, cioè le persone che hanno sviluppato questa distribuzione, questo progetto, hanno fatto in modo di raggruppare tutti i software creati per la didattica a codice sorgente aperto e liberi e li hanno divisi per fasce di età. Ora, se avete osservato bene, l'interfaccia che vi ho fatto vedere prima sui client non è propriamente la stessa perché la stiamo definendo in questo momento. La parte, diciamo, di interfaccia è comunque sempre GNOME Flashback, però abbiamo deciso di customizzarla un po' aggiungendo il tema Numix anche per le icone Numix Circle e abbiamo ovviamente fatto uno sfondo personalizzato così saprete sempre dove saremmo andati a finire nelle scuole. Un'altra cosa bellissima che fa il nostro server, veramente incredibile, sono i roaming profiles. Porto sempre la mia esperienza. Quando eravamo a scuola, hai portato la chiavetta? No, non l'ho portata, devo fare le cose su questo computer, quest'altro non va, io avevo tutti i file salvati lì, è sempre un macello. Veramente delle bruttissime esperienze quelle del laboratorio. Invece, tramite questa soluzione,
Io creo un profilo utente, questo profilo utente viene salvato sul server e contemporaneamente diventa accessibile da tutte le postazioni. Non vuol dire che trovo solamente i miei file, trovo esattamente lo stesso desktop su tutti i computer. Quindi è veramente molto comoda. Mi direte, ma se si rompe una macchina alla fine cosa si fa? Cioè si installa manualmente? No, perché i nostri tecnici hanno pensato veramente a tutto, sono stati grandiosi. Basta collegare un cavo alla postazione rotta, ovviamente dal punto di vista di software. Aspettiamo, andiamo a bere un caffè, andiamo a fare due chiacchiere e torniamo indietro al computer esattamente come prima, cioè non rotto, nel senso uguale a tutte le altre postazioni che sono presenti nella sala. Ovviamente, come abbiamo detto, a noi non interessa andare a installare Linux, non ne guadagniamo niente, non ci serve a nulla. Noi vogliamo che le persone utilizzino i computer del laboratorio. Fidatevi, ci sono dei docenti, ripeto, non i vostri, ma andiamo a operare in scuole, diciamo in scuole medie, quindi i professori fanno quello che possono. Abbiamo deciso di dare una fase di formazione per queste persone, fare tornare un po' giovani anche i docenti, fare tornare studenti per 12 ore nel loro anno, e gli insegneremo a usare attraverso interfaccia grafica la distribuzione Ubuntu, in questo caso particolare d'Ubuntu, ma comunque la formazione sarà un po' più generica. Gli insegneremo a gestire i file, andare su internet, a conoscere un po' l'interfaccia, insomma tutto quello che gli può servire. Ringraziamo tantissimo anche LibreItalia perché ci ha offerto gratuitamente altre 12-20 ore di formazione su LibreOffice, che serve per fare fogli di calcolo, documenti, presentazioni, insomma tutto quello che fanno le normali suite per il lavoro. Ora vediamo un attimino in punti, riassumendo cosa abbiamo fatto propriamente. La nostra prima scelta non era stata in realtà NetServer, è stata Zential, perché era veramente una distribuzione fantastica che era fatta proprio per questo scopo. Però cosa è successo? Abbiamo scelta, un secondo dopo hanno deciso di cambiare strada con il nuovo aggiornamento. Quindi, vabbè, arrivederci Zential, avete scelto un altro percorso, non è colpa nostra. ClearOS, bellissima distribuzione anche questa per il server, ma purtroppo per tutte le postazioni che abbiamo è a pagamento e soldi noi non ce li abbiamo, la scuola non li ha, mi dispiace anche per loro. Creazione di una struttura di dominio. Poi abbiamo fatto i roaming profiles, abbiamo creato i roaming profiles, i pixaboot. Abbiamo configurato un server temporaneo che è uguale a tutte le altre, gli altri computer che sono nell'aula, e insomma un server dovrebbe essere un po' più performante rispetto alle altre postazioni. Abbiamo attivato l'aula dopo l'installazione e abbiamo definito una fase formativa. Attualmente stiamo cercando di rendere un pochino più semplice la gestione di installazione e rimozione di software, perché ovviamente è centralizzato tutto, cioè io voglio che su tutti i computer si installi GIMP, si installi LibreOffice, lo faccio dalla postazione docente. Noi vogliamo semplificare davvero al massimo l'utilizzo del laboratorio da parte del professore. Ottimizzazione della fase di avvio dei client. Vogliamo che siano veramente veloci, non vogliamo far perdere neanche un secondo della lezione dei 60 minuti dei vostri docenti. Lo so che sembra un progetto a sfavore degli alunni, ma in realtà non è così veramente. Cerchiamo di darvi una possibilità di divertirvi un po' di più a scuola. Poi la fase di personalizzazione, perché dobbiamo smettere di pensare che Linux sia brutto. Purtroppo io lo sento tutte le volte, ma è brutto, è più bello l'interfaccia di Mac, è più bella l'interfaccia di Windows, che vabbè dall'8 lasciamo stare, ma in qualsiasi caso fidatevi, sono una donna, un pochino di senso estetico ce l'ho, può essere bellissimo Linux, veramente la più bella distribuzione che abbiate mai visto. La formazione poi con i docenti inizierà a novembre, quindi fra qualche giorno inizieremo a formare le persone. Dobbiamo trovare un server definitivo. Dobbiamo anche creare un blog di aggiornamento, perché ci sono tante persone che sono interessate, anche noi ce ne siamo stupiti, ci sono veramente tante persone interessate al progetto, e faremo in modo di aggiornarli costantemente in maniera tale che possano seguire il nostro progetto. Dobbiamo fare la famosa wiki per far collaborare tutte le scuole della Bergamasca che vorranno partecipare al nostro progetto. Dovremo fare un backup dei dati, perché ragazzi va bene che sono tutti condivisi, ma se perdiamo i dati dal punto centrale è un gran problema. E poi dobbiamo fare in modo, tramite una formazione specifica per quei poveri docenti che si saranno resi disponibili, per fare in modo che la scuola diventi del tutto autonoma, perché un altro problema del laboratorio non è solo il costo di installazione, ma anche quello di mantenimento, e noi non vogliamo
che le scuole non siano indipendenti da questo punto di vista. Quindi altre 10 ore per questi docenti e saranno veramente dei tecnici esperti. In futuro, purtroppo, ragazzi, le scuole sono veramente messe male, io vi dico. Sì, è stata una cosa, un'esperienza fantastica. La seconda scuola che dobbiamo fare dopo Caravaggio è messa veramente bene, ha dei bei computer, ha avuto dei fondi, quindi tutto sommato riesce a cavarsela benissimo. Purtroppo la prossima scuola che dobbiamo fare è Camozzi. Ho rivisto i miei famosissimi monitor a tubo catodico che non vedevo da anni, meraviglioso, e quindi dobbiamo poter recuperare dei computer che hanno una certa età. Dobbiamo rendere un laboratorio funzionale da questo punto di vista. E cosa facciamo? Abbiamo intenzione di creare un tipo di scenario che sia LTSP, cioè Linux Terminal Server Project, che serve appunto per caricare tutte le parti più pesanti sul server in maniera tale che i client possano essere più leggeri ma funzionare comunque. Nel momento in cui c'è una scuola che ha questi PC obsoleti, dobbiamo tenerci questi. Una scuola che ha qualche soldo in più per il laboratorio, diciamo, quei soldi li utilizzeremo per fare dei client con dei mini PC come Raspberry Pi. Poi durante questo anno, ragazzi, tutte le scuole che abbiamo conosciuto, ma ci hanno fatto comprare l'IM, possiamo utilizzarle, sarebbe il caso? E io ho detto, beh, sì, giustamente. Quindi abbiamo intenzione di poter permettere anche a queste benedette lavagne multimediali di funzionare in maniera un po' decente. Vogliamo anche alleggerire il server, perché come vi ho detto è un server factotum, ma bisognerebbe anche poter dividere un po' i compiti in maniera tale di riuscire a gestire meglio il laboratorio. Dobbiamo anche fare la parte di backup per i dati più sensibili e vorremmo rendere possibile anche un collegamento totale dell'istituto in maniera tale che tutte le postazioni, i famosi roaming profiles, siano accessibili da ogni parte dell'istituto. Così non perdete neanche i famosi 5 minuti. Senti, per favore Mario, vai in laboratorio che devo scaricare dei file. No, nessuno perderà più tempo neanche per la lezione in classe. Nulla. Queste sono le bellissime facce che non si vedono gran bene, che hanno collaborato al progetto: Paolo Sperti, Enrico Bacis, Fabio Fusilli, Emiliano Vavassori, Francesco Bigotti, per la parte un po' più nerd, diciamo, quella tecnica, quella di livello. Poi, sempre Enrico Bacis ed io abbiamo lavorato un po' sull'interfaccia grafica, ci stiamo lavorando ancora. Poi, Paolo Finardi, Alain Bravo ed io stiamo lavorando sulla fase di formazione, quindi farà molto ridere, paradossale, degli studenti che fanno lezioni ai docenti. Va bene, ovviamente non siamo solo noi 8, perché ragazzi è un progetto veramente grande e ci siamo noi, ma ci sono anche tutti gli altri soci del BGLUG che ci stanno dando una mano e ce la danno sempre. I collaboratori di formatori di Libre Italia. Libre Italia vuol dire che è tutta Italia e quando ne abbiamo bisogno vengono dal Veneto, da Perugia, o da ovunque, insomma, vengono veramente da tutte le parti e ci danno una mano. Bit & Click, che ha dato i famosi fondi per i laboratori di Caravaggio, il collegio docenti e il comitato genitori, perché davvero noi quando abbiamo iniziato il progetto c'è stato anche un professore che ci ha detto ma cosa pensate, dove pensate di andare, ma chi volete che installi una cosa del genere, non convincerete mai nessuno. E invece nelle scuole in cui abbiamo proposto la soluzione abbiamo trovato dei docenti fantastici veramente, che sono sempre stati disponibili, hanno detto ma siamo i primi noi a voler tenere Linux e a provare a utilizzare Linux. E i genitori, che ormai sono diventati dei soci del BGLUG, perché ogni mercoledì sera li vediamo in sala, ma ragazzi come ci comportiamo, così cosa facciamo, portano i computer, sono veramente, insomma, fanno anche un po' di palestra, non diciamo che i nerd sono solamente magri e senza fisico, perché con tutti i computer che stanno portando in sala al mercoledì, veramente. Io vi ringrazio tantissimo, faccio salire qualche tecnico per rispondere alle eventuali domande un po' più tecniche, e vi ringrazio davvero tanto per aver ascoltato il nostro progetto.